Palermo, 3 settembre 1982, ore 21 circa. Il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro stanno per recarsi a cena in un ristorante. Prima di uscire, telefonano ad amici e parenti. Il tenente dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa aderisce alla resistenza nell'estate del 1943. È proprio tra i partigiani che apprende le tecniche di guerriglia di cui si servirà 30 anni più tardi contro il terrorismo. Domenica 8 settembre 1974. I carabinieri del nucleo speciale di Dalla Chiesa mettono a segno un colpo sensazionale. A Pinerolo finiscono in manette Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori e capistorici delle Brigate Rosse. Ma le polemiche si portano dietro certamente anche l'invidia per il successo di quell'operazione e le critiche per quel generale troppo ingombrante e troppo protagonista. Il nucleo antiterrorismo così viene smantellato e Dalla Chiesa viene trasferito, è il 1976. Era un uomo di tutto. Quando improvvisamente al comando della prima brigata di Torino, Dalla Chiesa, si presenta il generale Franco Picchiotti, ma era già fuori dall'arma. E gli dice, Carlo, ti vedo un po' abbattuto, come mai, cos'è che non va? Dice, ormai la mia carriera è finita, si è conclusa, mi mettono a disposizione, ho finito. Dice, ma no, ma non ti devi abbattere così. E c'è tante, le strade del Signore sono infinite, eccetera. Ma perché non vieni con noi? Se vieni con noi vedrai che ti risolviamo tutti i problemi. Ma con voi chi? La loggia massonica per le alte autorità, eccetera. E dice, ma no, io sono la massoneria, io sono cattolico. Non... E dice, no, guarda, io ti lascio qua il documento per l'affiliazione. Cosa fa Dalla Chiesa? Chiama il comandante generale e gli dice, guardi, è venuto qua il generale Picchiotti, così, così, così. E dice, beh, cosa c'è di male? E dice, ma mi sa, ma no, non ci vedo nulla di male, dice il comandante. Allora lui ha capito, ha firmato, gliel'ha consegnata. Trasferimento, non si è più parlato di trasferimento. Va all'avanzamento, viene promosso generale di divisione. Il comando generale dell'arma dei carabinieri non lo voleva. Parliamoci chiaro, no, non lo volevano fra i piedi al comando generale o in qualche altra, in qualche divisione. L'hanno mandato al Dipartimento Sicurezza delle Carceri. Lui, entrando nelle carceri per impedire che fuggissero, voleva, come poi ha fatto, infiltrarsi nella carcere. Nel 1976, dunque, Dalla Chiesa accetta di firmare il modulo di ingresso per essere ammesso nella P2. Ma intanto quella nomina responsabile della sicurezza esterna delle carceri sembra un incarico amministrativo, lontanissimo da quella operatività concreta che piace tanto a Dalla Chiesa. Ma lui, il generale, non si dà per vinto. Anche questo incarico può essere un modo per continuare la sua lotta contro il terrorismo, infiltrandosi e spiando i detenuti. E del resto il terrorismo è sempre più un'emergenza nazionale, di lì a poco per lo Stato c'è la disfatta del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro. Ma dopo Moro lo Stato decide di reagire e ancora una volta la scelta ricade su di lui, sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Domenica 1 ottobre 1978, ore 7. Il capo brigatista Lauro Azzolini esce dal covo di via. Alcuni carabinieri lo seguono e lo arrestano appena voltato l'angolo. Il capitano Roberto Arlati e i suoi uomini, nel frattempo, irrompono nel covo, dove arrestano Nadia Mantovani e Franco Bonisoli. Ma nell'appartamento, oltre ai due pericolosi brigatisti, i carabinieri trovano qualcosa di esplosivo. Lettere di chi? Di Moro. Il ritrovamento delle carte di Moro è una scoperta naturalmente sensazionale. Ma quelle carte diventeranno anche uno
dei tanti misteri risolti del caso Moro. Cosa contenevano davvero quelle lettere, quel memoriale? Chi fa credere di sapere molte cose su questo tema, su questa vicenda, è tra gli altri il direttore di una rivista molto chiacchierata, ma sempre ben informata, è il giornalista Mino Pecorelli, direttore di OP. Ed è documentato che il 4 di ottobre, alcuni giorni dopo al blitz di via Montenevoso del 1 ottobre, egli si incontra con Dalla Chiesa. E dopo comincia una serie di pubblicazioni. Parla di memoriali, non di un memoriale. Dice, se quello è il memoriale, ce n'è un altro che contiene segreti di Stato. Ad essere ucciso è Mino Pecorelli. Il giornalista viene freddato il 20 marzo 1979, proprio nei giorni in cui ha promesso di pubblicare sulla sua rivista, OP, l'intero memoriale Moro. A rendere ancora più inquietante lo scenario, dopo la morte del generale e della sua seconda moglie, c'è una dichiarazione di Maria Antonietta Setti Carraro, la madre di Emanuela. Emanuela Setti Carraro avrebbe infatti detto alla madre: col cucco che gliele ha date tutte ad Andreotti le carte di Moro. A sua madre, la moglie del generale, avrebbe detto anche qualcos'altro. Io so cose tremende che se ti dicessi non ci potresti credere, ma non posso dirtele. Carlo mi ha fatto giurare di non dirle a nessuno. Carlo Alberto Dalla Chiesa, insomma, sapeva molte cose, molti segreti che ovviamente non potranno mai più essere svelati, ma che forse hanno in qualche modo a che fare anche con la sua morte. Chiesa è all'apice della sua carriera e della sua fama. Agli inizi dell'81 Dalla Chiesa chiede e ottiene di andare a dirigere la divisione Pastrengo a Milano. Anche suo padre, molti anni prima, aveva guidato quella divisione. Poi però succede l'imprevedibile. Il 17 maggio dell'81 la Guardia di Finanza scopre a casa di Licio Gelli l'elenco degli iscritti alla loggia massonica P2. Ricordi, tesoro, quando il Picchiotti per mesi e mesi insistette venendo da Roma a Torino perché vi aderissi? E ricordi che dopo avermi estorto un modulo immediatamente dissi che non ne volevo sapere e che volevo continuare a camminare senza il presunto aiuto di alcuno? Invece di distruggere il modulo, e benché non fosse stato seguito da alcun fatto, quel Picchiotti lo ha passato ad altri, che lo hanno custodito per 5 anni. Lui voleva ritornare in possesso di quella scheda che era finita a Gelli. Perché lui non si è mai fatto, non ha mai aderito a formalizzare. Era massone, è stato sempre massone, e può darsi che dalla massoneria normale si sia iscritta la P2. Massone il padre, massone lui e massone fratello. Oggi sono usciti finalmente i famosi elenchi della nota loggia. E se sono stato al fine soddisfatto di far sapere a tutti che non c'ero, mi è dispiaciuto non poco trovarvi il nome di mio fratello Romolo. Non solo non ne aveva mai accennato, ma non lo pensavo come possibile. E può darsi che nei giorni da corsi l'equivoco nei miei confronti sia sorto proprio da ciò. Hanno stracciato il foglio. E perché sarà stato stracciato il foglio? Perché c'è il nome Carlo Alberto Dalla Chiesa. E avrebbe fatto ridere tutti dire che ero dell'organizzazione sovversiva, quella in cui c'era l'eroe del momento, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Non era massone e non era iscritto alla P2. Io l'ho chiesto più volte ai due magistrati che hanno condotto l'inchiesta, cioè Gerardo Colombo e Giuliano Turone, due magistrati rigorosi e cristallini, e mi hanno sempre negato che il suo nome fosse nell'elenco.